Verrò in Friuli Venezia Giulia quanto prima, entro un mese al massimo, ci annuncia il commissario all'emergenza migranti e già prefetto di Trieste Valerio Valenti, e precisa che in questo momento la priorità restano gli sbarchi in Sicilia e Calabria e la gestione sul territorio dei migranti in arrivo da quella rotta. In Friuli Venezia Giulia, sottolinea, non c'è ancora un'emergenza di ingressi dalla rotta balcanica che superi quei flussi anche per quello che ci attende. Valenti telefonicamente ci conferma di essere già venuto in regione da commissario per l'emergenza migranti, una visita riservata a fine aprile, subito dopo aver ricevuto dal governo l'incarico. In quella occasione un primo giro di sopralluoghi alle strutture di accoglienza, dal CPR e CARA di Gradisca di Sonzo all'ex caserma Cavalzerani di Udine, e gli incontri tecnici con prefetti e questori del territorio. Ai suoi interlocutori il commissario spiega di aver chiesto di ricercare possibili soluzioni per l'attivazione di uno o più hotspot, le strutture con funzione di serbatoio per distribuire meglio i flussi, scelta che Valenti intende definire in base ai numeri reali. Vanno esperiti passaggi e sopralluoghi, prosegue Valenti, e quando ci sarà un quadro completo ci saranno ulteriori valutazioni. Quello che conta però è una pronta disponibilità per un impiego rapido degli edifici, ci anticipa, rinviando ogni ulteriore approfondimento sulle sedi possibili per gli hotspot al suo ritorno in Friuli Venezia Giulia, in agenda per fine maggio. Ultima osservazione di Valenti sulla difficoltà più volte espressa dai prefetti a reperire nuovi spazi. Ora hanno efficaci strumenti di deroga, dice il commissario, per muoversi in autonomia e intercettare con più velocità strutture per l'accoglienza.